Al via domenica il campionato di Serie D 9, le formazioni abruzzesi in un girone, quello F, che comprende anche 5 marchigiane e 4 molisane. E si comincia subito con due derby, una costante per tutta la stagione. Campo principale sarà quello di Sant'Egidio alla Vibrata, dove i locali della Sant'Egidiese affrontano il Chieti. Vibratiani che partono con i favori del pronostico dopo una campagna acquisti di assoluto livello. Rinnovato il Chieti affidato all'ex angolana Vincenzo Vivarini. L'obiettivo è la parte alta della classifica. L'altra sfida, tutta abruzzese, mette di fronte il Canistro al neopromosso Miglianico. Davanti alle telecamere di Rai Sport, l'Aquila ritrova la D e affronta le Lpidienze. Fischio d'inizio fissato per le ore 14. Organico molto competitivo quello a cui l'hanno guidato da quella vecchia volpe di Rinaldo Cifaldi. L'Lpidienze è avversario assolutamente abbordabile. A causa dell'indisponibilità del comunale di Città Sant'Angelo per lavori di ampliamento, l'Angolana è costretta ad emigrare al Monte Marcone di Atessa per ospitare i molisani del Boiano. I nerazzurri di Norcia hanno ridimensionato il budget rispetto al passato. Si parte per una salvezza tranquilla che passi per la valorizzazione dei giovani. Avvio ostico per il Casoli che fu delle meraviglie nella passata stagione e che ora punta dritto a mantenere la categoria. Mister Logarzo si è insediato da poco sulla panchina gialloblu. L'organico è da completare e in più c'è la forte Civitanovese dell'ex sangrino Osvaldo Iaconi che scende in Abruzzo accompagnata da almeno 300 tifosi. Torna dopo 3 anni in D la Tessa Val di Sangro, club nato dalla fusione delle due maggiori realtà cittadine. Ad Agnone l'esordiente nella categoria Giandonato se la vedrà con una squadra ancora una volta costruita bene e capace di sfiorare i playoff lo scorso torneo. Viaggio alla volta di Recanati, il Morro d'Oro dei giovani. Troppo importante il villaggio nel centro morrese, però la squadra va rinforzata con almeno un paio di elementi di spessore. Da domenica la D sarà seguita in maniera al solito capillare dalla nostra emittente. Appuntamento intorno alle 21:15 con tutti i servizi di giornata. Buon campionato!